Qua l'acqua era alta 2 domeniche fa. Alta? C'era 1 metro di acqua nel campo. Ci troviamo in via della Cella, in zona Catona ad Arezzo. I residenti ancora non dimenticano la paura di alcune settimane fa, quando in conseguenza al violento nubifragio si trovarono sott'acqua. La zona della Catona, assieme ad altri angoli del territorio comunale e provinciale, è stata una di quelle maggiormente colpite dall'ultima ondata di maltempo, e così i residenti chiedono una maggiore attenzione al fine di evitare che una situazione di crisi come quella recentemente affrontata possa replicarsi. Qui l'acqua una volta veniva giù, andava di qui, andava nel fognone che è in fondo a questo muro qui, va bene? Ora l'acqua come fa ad andare lì? Viene tutta qui e qui i tombini, esce fuori l'acqua, va per le strade, va e dopo va nelle case, nell'abitazione. E come avete paura di subire di nuovo quei disagi? Certo, certo, come l'abbiamo subito già 2 volte. Quando? 5 o 6 anni fa. E ora 15 giorni fa, quando era il 4, il 5. Ecco, il rischio ad oggi è che in caso di piogge incessanti ci si ritrovi in una situazione... Senza dubbio, perché nessuno ha fatto niente. Come è uscito l'acqua quando è piovuto, ora anche se viene, purtroppo viene l'acqua non più normale come una volta. E allora, vi ritrovereste un'altra volta? Certo, senza dubbio sì. Cosa chiedete? Che vengono a pulire questi fossi, devono pulire i fossi, se no siamo sempre punto e a capo. Qui è tutto abbandonato, non è più possibile, quando li dovrebbero togliere i campi a chi l'abbandona, li dovrebbe prendere, io non lo so, chi di dovere e farli pulire.